Questo programma è offerto da Prato Service. Oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service. Telefono 0574 26 702. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi si fa una ricetta, un primo piatto di pesce. Con che cosa? Con i lupini. I lupini e sono quelle vongoline piccine, buone, saporite, profumate che troviamo da noi. E si vanno a fare con una crema di zucca. Allora procediamo. Prendo dello scalogno. Lo scalogno, intanto metto qui le vongole da una parte, procedo e vado a cuocere la zucca. Metto l'olio. Un pochino di olio, intanto guardo l'acqua, sta per bollire per gli spaghetti. Siete qui, lo scalogno si mette. Così si fa appassire un pochino. Un altro gocciolino d'olio e poi ci si mette la zucca. Qua, pronta, tutta. Si fa appassire un pochino intanto e si butta la zucca per fare la cremina di zucca. La cremina così si sala, sale, pepe. Si fa insaporire e poi ci si aggiunge un pochino di brodo e si copre per farla cuocere. Nel frattempo butto gli spaghetti. Copro un attimino e metto un po' di olio intanto nella padella dove andremo a saltare gli spaghetti e metto anche qui un pochino di scalogno. Thank you.
mettiamo gli spaghetti. Sempre attenti, l'occhio dove e trito anche, mi trito il prezzemolo un pochino, se no no, non lo trito il prezzemolo, lo metto così. Si fa cuocere gli spaghetti, si fa finire di cuocere la zucca e poi si mette nel bicchiere del mini pimer e si frulla per fare la crema. Ecco qua, gli spaghetti sono cotti e la cremina di zucca l'abbiamo fatta. Qui pronta e profumatissima. Vado ho riacceso il fuoco dove c'è lo scalogno e il prezzemolo. Vado a prendere gli spaghetti. E li faccio saltare qui. Ecco qua. Tutti. E l'ultimo spaghettino, via. Si mette a fuoco bello vivace. Si prende all'acqua di cottura e si fa andare, si fa uscire l'amido dalla pasta perché venga una bella cremina. Gli spaghetti sono al dente, quindi pepe, così, poi si mette un altro gocciolino di poi prendo le vongole e vado ad aggiungerle. Un bel po'. Con la loro acqua di cottura. Che profumino! E direi che ci siamo, Prendo un capellino di prezzemolo per guarnire. Si frita un po'.
si mette dentro e si va a mantecare così. E ci siamo. Si prende il piatto dove andremo a impiattare, si mette sul fondo la crema di zucca . Poi si prende il un bel romaiolino e si va a fare questo. Mi ci voleva forse quello grosso, però va bene lo stesso, ci si arrangia. Ecco qua, si mette lo spaghetto, ora si raccatta le vongoline, no, meglio con un cucchiaio che fa meglio. Le vongoline e ora per finire un filino di olio leggero leggero, si prende gli amaretti, si sbriciolano e si va a versare un po' d'amaretto delle bricioline sopra. E andiamo un'altra macinatina di pepe, così, è pronto. Quando si va a mangiare si gira tutto, si amalgama tutto, zucca, vongole, amaretti e buon appetito! Vi saluto, vi aspetto qui domani alla solita ora con una nuova ricetta, ma ora si va tutti quanti insieme a tavola! Sì, perché qui c'è un profumino invitante. Non so da voi, qui c'è. Provatela. Il programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702.